Il sindaco assume l'interim e poi la delega alla polizia locale. Sì, questa è una decisione che ho preso in questi giorni, mantengo la delega alla polizia municipale. Oggi abbiamo anche dato un primo indirizzo importante in questa conferenza stampa sui rifiuti, che sarà rafforzata l'unità adibita alla polizia ambientale. Abbiamo approvato una delibera ieri molto importante che rafforza le sanzioni per chi sversa i rifiuti fuori dalle orari consentite, arriviamo fino a 600 euro, la recidiva per quegli esercizi commerciali che per la seconda volta violano la norma, ci sarà la sospensione dell'attività per un giorno e poi il divieto di manifestare per un anno per quelle associazioni, per tutti coloro, esercizi commerciali, qualsiasi tipo di ente o iniziativa collettiva che fa una manifestazione e poi non adempie all'obbligo di pulire dopo la manifestazione. Quindi insomma è un segnale molto forte. Abbiamo fatto tante sanzioni, le abbiamo comunicate, abbiamo avuto parecchie sorprese perché molte delle persone che sono state individuate provengono non dalla nostra città, ma sono persone che vivono fuori Napoli, vengono a lavorare a Napoli e sversano i rifiuti durante le ore non consentite. Abbiamo avuto anche diversi professionisti che sono stati colpiti da sanzioni, soprattutto voglio anche sottolineare però invece che la stragrande maggioranza dei cittadini napoletani sono molto sensibili al tema dei rifiuti, rispettano gli orari, rispettano le regole, ci segnalano i disservizi e noi puntiamo su questi, la stragrande maggioranza dei cittadini che vogliono una città pulita e una città che rispetta le regole. Sono, no, delle zone che sono ovviamente più colpite rispetto ad altre. Prevedete anche una sorveglianza maggiore, un controllo anche magari con delle telecamere? Sì, infatti da questo punto di vista l'abbiamo anche detto poco fa. Abbiamo fatto parecchie azioni sulle mini discariche che ci costano decine e decine di migliaia di euro e capita che poi queste mini discariche si riformano. Qua ho chiesto al prefetto anche di darci una mano, di fare un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica su questo tema e ovviamente una delle soluzioni che già abbiamo adottato in qualche caso, ma abbiamo l'aiuto, abbiamo bisogno da questo punto di vista anche dell'aiuto, magari anche facendo riferimento ai PON sicurezza, per mettere delle videocamere, delle telecamere in alcuni luoghi in modo da fare un'attività di prevenzione e di repressione. Sicuramente questa è la linea, quella di pulire Napoli da tutte quelle mini discariche che ancora ci sono, soprattutto nelle zone di confine tra Napoli ed altri comuni. Il comune invita anche i cittadini a farsi vigili civici, fare vigilanza civica sia attraverso le associazioni sia attraverso l'iniziativa personale. Ci sono due aspetti, uno in bilancio abbiamo messo delle risorse per l'assessorato all'ambiente per fare le convenzioni con le associazioni anche di protezione civile, con le cosiddette guardie ambientali e quindi lavoreremo in quella direzione. Poi è importante, io sono molto favorevole al fatto che i cittadini ci segnalano disservizi o segnalano anche persone che violano la legge, qua ci troviamo di fronte a fatti gravi, cioè sono persone che sversano frigoriferi, materassi, carcasse di auto, insomma questi sono fatti gravi, ormai tutti sanno che basta chiamare a un numero ASIA per far prendere gli ingombranti, abbiamo fatto anche alcune isole ecologiche, altre le faremo, quindi ormai non si può dire che non sapevo. Le informazioni ci sono su internet, la stampa e i media hanno contribuito e contribuiscono a dare informazioni, quindi ormai bisogna essere consapevoli che se si violano le regole si fa un danno agli altri cittadini, a se stessi e alla città. Sindaco,